siete veneti e indipendentisti. Sì. Ma siete anche leghisti? No. Il fatto che oggi la manifestazione sia organizzata dalla Lega vi dà fastidio o vi va bene? No, no, adesso è logico che cavalcano, è logico, però pur di fare qualcosa contro sta Roma ipocrita che ha schiavizzato, che ha ridotto sto paese alla fame. Quindi vi sta bene anche che loro cavalchino per guadagnare un po' di voti? Ma, c'è qualcuno di giovane, vediamo se stanno lì a mangiare come gli altri o cambiano idea. Negli ultimi 20 anni in cui è stato al governo la Lega cosa ha fatto per il Veneto? Poco, poco, poco. Ha solo parlato, non ha fatto i fatti, poco. È stata troppo a Roma la Lega? Secondo me sì. Lo sai, una mela marcia insieme alle altre e si marciscono tutte. La Lega è logico, è sempre stato molto indipendente, però ha fatto tante chiacchiere e pochi fatti, no? Ha avuto delle persone all'interno non adatte. Che ha un po' sputtanato quello che era la Lega. La Lega, Bossi aveva fondato un partito molto importante, però negli ultimi anni hanno dimostrato anche loro, come gli altri, di sbagliare, però adesso è ora di lasciar perdere proprio la politica e i popoli si devono unire. 25 anni la Lega cosa ha portato al Veneto, al governo? Poco o nulla, questo è un fatto. Tuttavia gli altri partiti sono addirittura totalmente contrari, prendiamo per esempio il Partito Democratico, la sinistra proprio vuole negare completamente il diritto ai veneti di votare con un referendum, quindi si sceglie il male minore. I veneti devono pretendere l'indipendenza, anzi i veneti devono prendersi l'indipendenza. Lei vota Lega? No, non voto. La Lega non la rappresenta? Come? La Lega non la rappresenta. Assolutamente. La politica non serve, noi non chiediamo niente a Roma, noi ci autodetermineremo perché i veneti vogliono questo. Ma lei ha mai votato Lega negli scorsi anni? Forse 20 anni fa. È rimasto deluso? No comment. Io non sono leghista, non sono qui per Bossi, sono qua per i miei amici in galera. Non sono qua per Zaia, non sono qua per Bossi perché Zaia ci ha negato il referendum più di una volta. Io sono indipendentista, adesso tutti i movimenti indipendentisti devono unirsi con l'indipendenza veneta, col referendum e andare per una strada sola. Questa è la mia. Non sono. Però non rischia di diventare solo uno spot elettorale per la Lega questo di oggi? Speriamo di no, la penso anch'io purtroppo, io mi auguro che la Lega si avvicina agli indipendentisti, che la Lega per una volta, perché nel 97 Bossi ha già dato conto ai serenissimi, quindi noi ce l'abbiamo la cosa. Io spero veramente che venga fatta giustizia e che la Lega non se ne approfitti, però la vera strada è quella del referendum non indetto dalla Lega. Gli indipendentisti non devono stare a Roma. Sentire Bossi che dice Veneto libero solo per propaganda pubblicitaria ci fa male in verità.